Buonasera e bentrovati a Poggio a Caiano Informa, la nostra rubrica dedicata al comune di Poggio a Caiano. Iniziamo questa puntata parlando della giornata internazionale dei diritti della donna. Per tutto il mese di marzo il comune di Poggio a Caiano ha organizzato alcune iniziative per celebrare appunto la giornata internazionale dei diritti della donna e torna inoltre un'iniziativa che ha riscosso un grande apprezzamento lo scorso anno, che è 8 marzo ogni giorno a tutte le donne del Poggio. Per tutto il mese di marzo il Comune di Poggio a Caiano ha organizzato alcune iniziative per celebrare la giornata internazionale dei diritti della donna, per ricordare le conquiste e non dimenticare le discriminazioni. Voi sapete che l'8 di marzo si celebra la giornata internazionale della donna e quindi noi dobbiamo ricordare, il nostro dovere ricordare quelle che sono state tutte le conquiste della donna dal punto di vista politico, sociale, economico. E allora noi abbiamo voluto celebrare questa giornata con due iniziative. La prima attraverso la possibilità che vorremmo dare a tutte le donne e le ragazze di visitare il Museo Soffici gratuitamente, questo già a partire dal 1° di marzo, quindi per tutto il mese c'è questa bella opportunità di venire a visitare il museo ma anche il nostro bellissimo territorio. Il 12 di marzo invece ci troveremo insieme alle Scuderie Medice alle ore 17, perché avremo il gruppo Osman God che suonerà con noi un bellissimo concerto da titolo appunto appropriato, ovvero Lady in Swing. E poi ci tengo a raccontarvi una bella esperienza che nasce dal basso. Noi l'anno scorso, così ci venne un po' un'idea semplice di fotografare alcune donne nel loro luogo di lavoro. E questa iniziativa è piaciuta talmente tanto che molte donne ci hanno scritto chiedendoci di ripeterla e magari recuperare, facendo un altro giro, tutte coloro che ancora non erano comprese in questo cartellone. Io devo ringraziare le consigliere di parità Paola Vettori e Marina Sforazzini, perché sono andate proprio loro fisicamente nei luoghi di lavoro piuttosto che nei luoghi delle associazioni di volontariato a fotografare l'impegno delle nostre donne di Poggio a Caiano. E il sindaco appunto farà omaggio a tutte queste donne di un bel cartellone dove abbiamo raccolto l'impegno delle donne che sono il motore del nostro tessuto sociale. Nel 2022, infatti, per celebrare la giornata internazionale della donna, il Comune aveva pensato di incontrare e fotografare le lavoratrici poggesi per realizzare un poster da esporre ovviamente in Palazzo Comunale, ma soprattutto da regalare alle stesse donne che avevano partecipato all'iniziativa. Un'idea semplice ma apprezzata a tal punto che molte altre donne venute a conoscenza del progetto hanno chiesto all'amministrazione di ripeterlo. Così anche quest'anno è stato deciso di riproporre l'iniziativa 8 marzo ogni giorno a tutte le donne del Poggio. Un progetto venuto dal basso e dalle stesse lavoratrici, volto anche a far conoscere le realtà e le attività professionali in cui loro stesse si cimentano quotidianamente. È attivo lo sportello gratuito al cittadino per informazione e orientamento legale grazie ad una convenzione stipulata tra il Comune di Poggio a Caiano e l'Ordine degli Avvocati di Prato. Ne avevo parlato con l'assessore alle politiche sociali Maria Teresa Federico. Torna a Poggio a Caiano lo sportello gratuito al cittadino di informazione e primo orientamento legale su argomenti e tematiche di natura civilistica a cura dell'Ordine degli Avvocati di Prato. È stata infatti rinnovata la convenzione tra il Comune poggese e lo stesso Ordine. Tra le novità del nuovo accordo, l'aggiunta di una finestra dedicata al sovraindebitamento. Lo sportello al cittadino è un servizio totalmente gratuito di cui ringraziamo l'Ordine degli Avvocati di Prato. Nasce dall'esigenza di aiutare le persone perché gli aspetti giuridici ormai al giorno d'oggi sono diventati ormai parte integrante del nostro quotidiano.
Quindi in questi sportelli attivi il primo e il terzo martedì di ogni mese si parlerà di varie materie, soprattutto civilistiche, dalla famiglia alle persone disabili e soprattutto degli aspetti economici. Quest'anno abbiamo voluto aggiungere un elemento che ci sembra fondamentale, cioè che è il sovraindebitamento. Oggi capire come fare ad affrontare situazioni debitorie è fondamentale e l'aiuto di un professionista sicuramente può risultare salvifico. Lo sportello sarà aperto il primo e il terzo martedì del mese dalle 15 alle 17. Ogni colloquio potrà durare massimo mezz'ora. Le informazioni richieste dovranno concentrarsi su questioni di carattere generale e non su casi specifici. Gli incontri sono volti a chiarire dubbi e ottenere approfondimenti su diversi argomenti secondo questi orari. Ogni primo martedì del mese, dalle 15 alle 16, sarà possibile avere informazioni sulla tutela della persona, come interdizione, inabilitazione, amministratore di sostegno. La fascia dalle 16 alle 17 invece è dedicata alla famiglia, in particolare a casi di separazione e divorzi, accordi di convivenza, alimenti e mantenimento, adozione, tutela dei soggetti e dei minori. Ogni terzo martedì del mese, dalle 15 alle 16, potranno essere affrontate tematiche legate alla casa, come contratti di compravendita, affitto, locazioni residenziali, esecuzioni e sfratti, ma anche questioni ereditarie, dichiarazione di successione e testamenti. La fascia dalle 16 alle 17, invece, è dedicata al sovraindebitamento. Per prenotare il proprio appuntamento online, basta collegarsi al sito del Comune. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero 055 8701 28. Parliamo adesso di turismo, stando all'ultima rilevazione del movimento turistico nella provincia di Prato. A Poggio a Caiano nel 2022 si è registrato un forte incremento di arrivi e di presenze. Poggio a Caiano si dimostra un luogo di forte attrazione turistica, è quanto emerge dall'ultima rilevazione del movimento turistico nella provincia di Prato, secondo la quale nel 2022 il comune medice ha visto aumentare gli arrivi rispetto al 2021 dell'86,9% e le presenze del 78,9%. A preferire Poggio a Caiano sono gli italiani, con numeri però non troppo lontani rispetto all'afflusso dall'estero. Su 8.648 arrivi il 54,6% proviene dall'Italia, principalmente da Toscana, Lombardia, Lazio, Campania ed Emilia-Romagna e il 45,4% dall'estero, con in testa la Polonia, seguita dalla Francia e dalla Germania, mentre su 18.233 presenze quelle italiane si attestano al 53,5% e quelle straniere al 46,5%. Il dato è incoraggiante, senza dubbio, in prospettiva per il 2023 fa ben sperare. Chiaramente bisogna incanalare questo aumento all'interno di una ripresa dei flussi turistici che evidentemente all'indomani della pandemia era da attendersi. Tuttavia, ecco, questo importante aumento qualcosa penso ci possa dire, che c'è una ritrovata fiducia da parte degli operatori economici negli investimenti sul nostro territorio. Ci sono alcune strutture che sapevamo, insomma, stavano registrando il tutto esaurito, ma dobbiamo considerare che intorno a questo gravita anche tutto un altro sistema economico, che è quello dell'indotto, che si aggiunge a questo dato. Un dato che già di per sé può far arrivare una stima di oltre 1,2-1,5 milioni di euro solo per quanto riguarda i pernottamenti. Quindi il Montalbano in particolare da tempo sta lavorando insieme a Prato per una integrazione sempre maggiore di quello che vogliamo sia un po' il rinascimento fuori porta, un fil rouge che tiene insieme il sistema delle ville medice. L'abbiamo fatto attraverso la via Medicea, quindi il turismo slow, il turismo lento, ma anche attraverso i canali digitali. Penso al portale Visit Poggio a Caiano, in questo momento ci stiamo appoggiando a qualcosa da fare, sia con la distribuzione di QR code accessibili in più lingue, attualmente è disponibile anche l'app. Poi è evidente che tutto il sistema economico può trarre un importante segnale, ecco, diciamo, da questi dati, e la speranza è che si continui a investire e a credere su Poggio a Caiano e il Montalbano. Tra gli altri dati da segnalare, quello relativo alla permanenza media sul territorio, che è di 2 giorni, in linea con quella di tutta l'area del Montalbano e della Piana, con i toscani e gli statunitensi a concedersi soggiorni più lunghi, 3 giorni di media.
I flussi turistici maggiori si registrano nei mesi estivi, con agosto in testa, seguito da settembre e ottobre, che sopravanza di poco luglio e giugno. Sono infine 9 le strutture ricettive nel comune di Poggio a Caiano a soddisfare l'offerta turistica del territorio. Da segnalare inoltre la decisione del comune di non istituire l'imposta di soggiorno. Guardando alle bellezze e alle attrazioni turistiche presenti sul territorio, da rilevare la riapertura e l'estensione dell'orario di visite della Villa Medicea, che da diversi mesi è fruibile tutto l'anno con orario continuato dal martedì alla domenica. Novità riguardano poi anche il Museo della Natura Morta e gli appartamenti monumentali, visitabili adesso facendo un'unica prenotazione. Ulteriori incentivi per migliorare dunque i risultati del 2023. È il momento dell'agenda, vediamo insieme gli appuntamenti in programma a Poggio a Caiano nei prossimi giorni. Domenica 12 marzo alle 17 alle Scuderie Medice, Lady in Swing, concerto dell'orchestra Osman Gold, iniziativa organizzata nell'ambito della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, ingresso gratuito. Venerdì 17 marzo alle 20 al Circolo Becagli di Via Soffici 64, cena di primavera promossa dall'Associazione di Solidarietà Viva col patrocinio del Comune di Poggio a Caiano. L'utile della serata andrà alle popolazioni colpite dal terremoto in Siria e Turchia. Fino al 31 marzo, ingresso gratuito per tutte le donne al Museo Soffici del Novecento Italiano. Con questo è tutto, Poggio a Caiano Informa per questa sera termina qui, ci vediamo tra 7 giorni con nuovi approfondimenti dedicati al comune di Poggio a Caiano. Grazie per averci seguito e arrivederci.